Un paese in festa. Scende in mare la motocisterna Agip Ancona, costruita nei cantieri navali riuniti della città per conto della SNAM, del gruppo Eni. La nuova unità, che è tra le più moderne del mondo, è lunga 229 metri, è larga 31 e ha una portata lorda di 49.200 tonnellate. Il motore di 22.000 cavalli di potenza massima le permetterà di raggiungere a pieno carico la velocità di 17 nodi l'ora. Per aumentare la sicurezza della navigazione è prevista l'installazione di due radar. Madrina dell'Agip Ancona è la figliola del presidente del Consiglio, onorevole Fanfani. La linea della nave è completamente nuova. La modernità delle soluzioni adottate è sottolineata anche dal fatto che sarà dotata soprattutto di un cervello elettronico del tipo REDA 5001, costruito dalla pignone sud del centro Eni. L'apparecchio consentirà la registrazione e la trascrizione automatica dei dati e le pompe installate a bordo permettono di svuotare la motocisterna in sole 9 ore.